città di Veneta. Un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale tutta, in particolare al nostro sindaco, il dottor Cosmo Vitrano, che in tutti questi anni ha creduto nel nostro progetto fin dall'inizio. Grazie sindaco! Arena Virginia organizzata da Ultra Live e Team Eventi nelle persone di Gennaro Padrone e Mario Carlucci. Un ringraziamento a Gianni Battista e Nicola Migliore per il supporto tecnico. Voglio salutare e ringraziare tutti i nostri sponsor. Voi sapete che grazie agli sponsor è possibile tutto questo. Quindi è doveroso ringraziare, voglio da voi un applauso per i main sponsor Algida, concessionario FIS di Michele Navas. Nuovo arredo di Teverola. Mamma casa in campagna. Un ringraziamento a Show Life, in particolare a Vico Brandi, grazie. Inauguriamo questa sesta edizione con un artista che a noi ci sta a cuore, perché ha iniziato questa avventura con noi nel 2013, ed è Piaggio Izzo. Questa sera in anteprima nazionale presenta il suo nuovo spettacolo, Autovelox. Voglio ricordare a tutti voi che Arena Virgilio continua. Voglio ricordare le serate di domani sera, 13 agosto, con Nino D'Angelo. Il 16 abbiamo Gigi D'Alessio, il 17 agosto Fabrizio Moro, il 18 Lolli Patti e concludiamo il 19 con Pio Amedeo. Vi ringrazio e vi lascio a Autovelox di Piaggio Izzo. Grazie, arrivederci. Ha visto che il cambio, ma non ve la accorgete che non ha piena vista, ma per il sottovalo, sapete i scappi, smette le scappune e fanno... Guarda, è così. Ma diciamo, pronto? Con il maresciallo Rosso, in località Monticchia, abbiamo rinvenuto uno zainetto contenente 150.000 euro in contanti e un acquisto di cocaina di 5 kg. Stiamo portando tutto in casetta. Arriviamo. Maresciallo, mi è mancato il coraggio. Siete mi sa paura. Ma la paura è il coraggio. Maresciallo, il coraggio ne è una vera. Come noi. E ci manco coraggio. Il coraggio viene fuori solo quando sai che stai per fare una cosa. Se noi ci fossimo divisi questi soldi, non sarebbe stato. Avete fatto bene, avete ragione. Noi abbiamo giocato fedeltà da parte. Noi dobbiamo essere un esempio. Non è una questione di coraggio e di paura, è una questione di onestà. E noi siamo gente onesta. Conosciuto. Vicino della Bibbia. Che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà.